Eccoci qui, Nuccio Ordine, docente di letteratura italiana presso l'Università della Calabria. Ordine, lei oggi al congresso UIL Scuola ha realizzato, fatto un intervento appunto sull'importanza di svincolare la scuola rispetto alle aziende. Ce lo può riassumere? Bene, in due parole è che le scuole non sono aziende. Oggi si fa credere ai ragazzi che devono studiare per imparare un mestiere e guadagnare dei soldi. Invece il compito di un buon professore è far capire ai ragazzi che bisogna studiare per diventare migliori. Poi chi diventa migliore potrà anche guadagnare dei soldi, ma non può essere la finalità quella di formare giovani per il mercato. Perché le scuole non possono essere imprese? Perché se un'impresa ha un ramo improduttivo, lo taglia. E allora, se noi applichiamo questa logica all'insegnamento, per esempio, delle lingue antiche, come purtroppo sta accadendo, noi taglieremo il greco, taglieremo il latino, perché non si può pensare che sia sostenibile un professore per due studenti di greco o un professore per cinque che fanno latino. Allora, qual è l'idea? Che se noi tagliamo gli insegnamenti su questa logica, significa che quando moriranno gli ultimi conoscitori del greco, gli ultimi conoscitori del latino, nessuno più sarà in grado di leggere il greco e il latino, quindi sarà un danno per la democrazia, perché taglieremo il rapporto col passato. Questo significa che lei non è favorevole a questo eccesso di aziendalizzazione della scuola sotto forma anche di PCTO, di alternanza scuola-lavoro? È una follia totale, quel tipo di sistema costruito non serve a nulla. Che dei ragazzi di liceo classico vadano, come è successo in Sardegna, me l'hanno spiegato, nei supermercati a mettere a posto le scatolette di pomodoro, non gli serve a nulla. Allora per me è molto meglio che i ragazzi facciano delle attività nel pomeriggio a scuola, tipo teatro, musica, cultura, in maniera da imparare molto di più. Ecco, questa è una demagogia dell'idea della scuola, perché l'idea qual è? Che noi dobbiamo formare dei manager, dei futuri soldatini disponibili passivamente ad accettare tutto ciò che il mercato e la società neoliberista ci sta imponendo. Professore, sembra di capire che la scuola si sta anche piegando quindi ai voleri delle aziende? Non c'è dubbio, cioè non i voleri delle aziende, ai voleri di un neoliberismo che crede che l'unica cosa importante della vita sia guadagnare soldi. Invece la scuola deve essere, come diceva Kant, non la cassa di risonanza dei falsi luoghi comuni della società, ma deve essere un luogo dove noi critichiamo i falsi valori della società e diciamo ai ragazzi che non è vero che la dignità umana si misura col conto che hai in banca. La dignità umana si misura con la cultura che tu hai. 40 anni fa, in un paesino di Calabria, un professore di liceo era un'autorità enorme, perché tutti avevano rispetto per la cultura. Oggi invece, per il fatto che un professore guadagna uno stipendio da morto di fame, viene considerato come praticamente uno scarto della società, come assolutamente un mestiere che non vale niente, quando invece è fondamentale e senza l'insegnamento non c'è futuro. Professore, l'ultima domanda, cosa possiamo dire però ai genitori che invece spingono perché i figli acquisiscano competenze immediatamente utili per il mercato del lavoro? Noi diciamo a questi genitori che è meglio che i loro figli siano persone colte e che siano persone che ragionano con la loro testa, e poi chi sarà colto, chi ragiona con la loro testa, chi ha studiato per passione e non perché ha scelto medicina per fare soldi o una disciplina per fare soldi, saranno quelle persone che poi sapranno esercitare la loro professione con un grande tasso etico e con una grande professionalità. Grazie professor Nuccio Ordine. Grazie a lei.